campo ciriaci di Roma, Bit Caffè contro PD Porcupine. Si sfidano le due squadre, i ragazzi in maglia azzurra in cerca di restare agganciati al carro trainante, la classifica del girone A della Serie B. Bit Caffè ancora fermo a 0 punti, attaccano i ragazzi del Porcupine con questa conclusione che termina a lato. Calcio di punizione, Bit Caffè dalla lunghissima distanza, palla che si spegne in out. Calcio d'angolo, morbido verso il centro, arriva il colpo di testa, svetta più in alto di tutti il giocatore del PD Porcupine, lasciato solo, provato solo all'ultimo a essere contrastato dal numero 5 avversario. Fatto sta che è arrivata la marcatura che decreta l'1-0 in favore dei ragazzi in maglia azzurra. Bella sventagliata in verticale, la sponda dell'attaccante raccoglie il proprio compagno, il suggerimento, colpo di tacco a liberare la conclusione col mancino, doppietta personale, arriva subito rapidissimamente il raddoppio di marcatura per il PD, che va dunque a portarsi a due distanze dagli avversari del Bit Caffè. Pallone sotto le gambe e rete che si gonfia. Qui rischia qualcosa il portiere del PD, comunque riesce a mantenere il possesso palla, discesa arrogante del difensore, poi lo scarico e la conclusione al lato. Cerca di imbastire qualcosa il Bit Caffè, pallone in verticale, attenzione all'intercetto, bella la fase di interdizione del PD Porcupine, pallone sul secondo palo, arriva la tripletta personale per questo giocatore con la maglia azzurra che trova tutto comodo, il pallone valido per il 3-0, solo da spingere in rete. Bit Caffè che usufruirà di un calcio da fermo, la rincorsa potente a terra il portiere, la respinta col pallone che rimane lì. Per un calcio di punizione sempre naturalmente se ne incarica il numero 8, va a calciare con potenza, la palla è indirizzata verso il secondo palo, arriva il contrasto in area, non c'è rigore, secondo il direttore di gara si continua allora a giocare con il PD che cerca di chiudere un triangolo sulla tre quarti, in ritardo il difensore, mantiene palla all'attaccante che poi va a colpire il palo con questo interno sinistro. Bit Caffè pressato alto, vediamo se riesce a cavarsela con il giro palla centralmente, eccolo qui l'errore, attenzione, ne può approfittare il PD, arriva la quadripletta personale, si porterà a casa il pallone l'attaccante del PD Porcupine, che riesce dunque a mettere per la quarta volta la propria firma sul tabellino marcatori. È un pesante 5-0 quello che dà avvio al secondo tempo tra queste due squadre in questa quinta giornata. Avanza il PD, superata la metà campo, palla al piede, pallone che scorre, può tentare la conclusione, supera l'avversario in dribbling, poi però calcia male. Ancora un intercetto in fase difensiva, sgroppata sulla sinistra, va a vuoto l'intervento del primo avversario, anche il secondo, discesa clamorosa, pallone messo centrale, deve solo concludere a rete, lo fa con una leggerezza terribile dovuta anche probabilmente al risultato. Bellissima comunque la cavalcata del terzino del PD, ancora un bel lancio in verticale, l'uscita del portiere appena accennata vale comunque a salvare la porta. Pallone perso in fase di impostazione, ancora una conclusione, la respinta, la palla che però rimane lì. Intervento in scivolata che non riesce comunque a mantenere il possesso, comunque il pallone in campo, rimessa laterale battuta all'indietro, va a calciare il numero 4 con potenza, la palla si alza troppo. Bit Caffè da rimessa dal fondo, prova sempre a impostare palla al piede, ancora un tocco all'indietro. Rischia qualcosa qua il numero 8, se la fa portare via, bello spunto dell'attaccante che trova però la deviazione del difensore. Lancio sbagliato, intercetto di nuovo, sono stati tantissimi gli errori in fase di impostazione per il Bit Caffè, ancora una bella conclusione che si spenge però fuori alla destra del palo. Rimessa con le mani, centralmente, non aggancia il numero 8 ma rischia tantissimo il difensore con questo retropassaggio. Arriva ancora un'azione offensiva da parte del PD che allarga il pallone, vertice destro dell'area di rigore, la sterzata, può andare ora la conclusione col mancino, il portiere in spaccata allontana, sarà rimessa laterale, battuta dentro, la difesa allontana così raccoglie l'attaccante che scarica in porta, è il gol
del 6-0, calcia di prima intenzione con il collo pieno, non riesce a deviare il difensore con la numero 4 del Bitcaffè, è dunque la sesta marcatura di gara per il PD. Ancora un intercetto, pochissimi giri di orologio ancora da giocare in questa partita con il PD che vuole chiudere in attacco. La conclusione a rete termina di nuovo larga. Ultimo spunto probabilmente, un calcio di punizione, parte il numero 8, prova con la foglia morta con l'interno destro, ancora si combatte all'interno dell'area di rigore, pallone calciato lontanissimo, c'è solo l'attaccante, eccolo servito, 1-0, tu per tu col portiere, lo infila per la quinta volta consecutiva il giocatore altissimo attaccante del PD Porcupine, portando il risultato complessivo sul 7-0, il proprio score personale di 5 marcature. Arriva in questo istante il triplice fischio del direttore di gara Alessandro Buzzi, ancora una disfatta per il Bitcaffè, fermo a 0 punti dopo 5 giornate, invece continua a sognare il PD Porcupine.